firmato Rinascimento. Senza di lei non saprei cosa fare. Francesca Pasquali, Mille manie per Lerna. Una sfilata di successo anche qui. Questa cos'è? L'ultima che fai quest'anno? Non sono sicura ancora, non mi sbilancio perché non ho ancora una certezza e dunque è più sì che no, però attendo una risposta positiva, forse ce n'ho ancora una. Beh, insomma, diciamo che si sta allargando il tuo campo a livello lavorativo, a livello di sfilate. Sì, siamo molto contenti perché comunque la gente è entusiasta, noi siamo contenti perché alla fine il lavoro che facciamo ne vale la pena e spero di continuare, insomma, se ci vogliono ospitare anche sempre anche dalle altre parti, noi andiamo più che volentieri, ci mancherebbe. Beh, vedo anche i modelli e le modelle che sono aumentate. Sì, siamo partiti da questa sfilata in realtà, Maria Grazia, eravamo in 70, siamo arrivati poi a 65 perché comunque chi si toglie ce ne sono sempre, qualcuno c'è, gli imprevisti, però dopo ne abbiamo rimpiazzati con degli altri, insomma 65 c'erano. Però diciamo che è stato un bel successo, però volevo chiederti una cosa. Io ti ho conosciuto quando hai aperto il negozio, che eri una ragazza molto determinata, direi, perché tu volevi fare questo lavoro e a distanza di questi anni ce l'hai fatta. Sì, sì, ma lo voglio continuare a fare, anche perché mi piace da morire il mio lavoro, anzi, cioè, proprio ne sento il bisogno di andare a lavorare, ma perché mi piace stare a contatto con la gente, creare un rapporto con i clienti, cioè non è che devono solo entrare per comprare, cioè mi piace anche ciao Francesca, tutto bene, mi piace molto questa cosa qua, anche perché al giorno d'oggi secondo me manca in molti negozi, specialmente nei centri commerciali, questa cosa qua non ce l'hanno e io tengo a farlo valorizzare e secondo me ci riusciamo bene, almeno vedo che ai clienti fa piacere. E poi c'è da dire una cosa, che il tuo non è un negozio soltanto di moda, di vestiti, tu hai tanti articoli, tante varietà di cose che in un paese servono. Assolutamente sì, noi teniamo di tutto, perché quando io ho aperto la signora che ce l'aveva prima, la Lina, mi diceva di tutto devi tenere, perché un giorno vendi la spoletta, ma quando entrano per la spoletta dopo vedono la calza, la mutanda, ti prendono anche quello, ma c'aveva ragione, cioè, perché non sai mai cosa vendi quel giorno lì, dalla spoletta qualsiasi cosa, l'intimo, uomo, donna, bambino, piccolo, grande, medio, grosso, magro, per tutti, via. Benissimo, un'ultima cosa, poi ti lascio andare perché ti aspetto, no? Dove prendi questo entusiasmo che hai? Mi piace il mio lavoro, forse per quello, e vedo poi quelli che vengono a sfilare che sono entusiasti e a me questa cosa qua mi fa riempire il cuore, perché comunque lo fanno volentieri. Benissimo, allora diamo l'appuntamento alla prossima sfilata, ma soprattutto diamo l'appuntamento a Varano de Melegari in via? Via Martiri della Libertà 103, ho un negozio d'abbigliamento da uomo, donna, bambino, poi abbiamo intimo e abbiamo anche le lane e qualcosa per la merceria. Mille manie, c'è da passarci. Sì, ci siamo anche lì e siamo anche online sul nostro sito millemanie.it.